riuscissi, ragazzi. Buonasera e ben ritrovati con Pazzi di Rugby, siamo con Eugenio, buonasera. Buonasera. È tornato a trovarci perché ormai ci siamo. Siamo prossimi ormai. Su questo di ore, non di giorni praticamente. Esatto. Allora, salutiamo Stefano Migliorati. Buongiorno a tutti. Gianluigi Zucca. Buonasera, ciao. Luca Scappi. Buonasera. A Brescia direbbero Adam le consat. Qui che ci rimane, insomma, Luca Scappi. Cosa è successo, Luca? È successo che la pazzia dei pazzi di rugby si fa sempre più contagiosa e quindi insomma sta aumentando, eh? Eh sì, allora, sì, adesso non so dove Luca, il caschetto, gli occhi fuori dalla testa. Infatti non so dove, un giorno ci infermeremo, ma è ancora troppo, troppo presto. Ma ci arriva al 4 di no, quello sì, bisogna vedere come. È il come, bravo. Esattamente il come ci arriverà. Allora, 4 aprile, ci siamo con il 2 aprile, la giornata mondiale di sensibilizzazione sull'autismo, su questa condizione, esatto, che colpisce diverse persone. E in queste settimane abbiamo capito che i bambini sono molti più di quelli che pensiamo, che abbiamo ci sempre pensato. Ci sono diagnosi che sono in autismo, effettivamente di bambini con questa condizione, bambini con autismo sono... A vario livello, ovviamente. Sono tanti, vari si parla stadi, di autismi, certo, proprio perché ogni bambino è a sé, ogni individuo è giustamente a sé, ma come del resto lo siamo tutti quanti. E però ci sono questi casi in aumento e conseguentemente c'è questa grande, diciamo, necessità di sensibilizzare da una parte e dall'altra di intervenire con delle terapie con evidenza scientifica e quindi raccolta fondi. Ed ecco perché anche con i pazzi di rugby si condividono questi momenti di allegria. Il 2 è la giornata mondiale, quindi ci saranno alcune iniziative, però noi ci focalizziamo sul 4 perché è stata organizzata con i pazzi di rugby una giornata speciale con Vincenzo Catalano. Ecco, allora facciamo vedere la locandina, eccola qua, grazie Mattia, ci ha fatto vedere bene in televisione. Corri con Vincenzo per tutta la giornata, quindi il 4 è una giornata in cui per tutto il giorno, dalla mattina alla sera, parleremo di autismo. Ci saranno dei gazebo in Piazza della Vittoria con Vincenzo che correrà. Gianluigi, vai, racconta. Pazzi di rugby a sostegno, inizieramo ancora la mattina presto. La mattina lì bisogna sulle maniche, c'è tutto da preparare in Piazza Vittoria, ci troviamo lì per le 8 e poi per tutto l'arco della giornata chi vuole con Vincenzo può passare e allenarsi anche con lui. Ci sono già anche vari personaggi che passeranno a trovarlo, quindi ospiti anche a certi livelli, anche nel mondo del rugby soprattutto, che ci hanno promesso che passeranno, quindi buona cosa. Sarà una bella giornata. Vincenzo sarà con tre attrezzi, perché avrà il tapis roulant, la cicletta, l'elittica. Esatto, esatto. E quindi farà questo circuito per quasi 12 ore praticamente. Praticamente per 12 ore, sì, perché si è prestato per questa performance, diciamo così, ovviamente con l'obiettivo quello di raccogliere fondi, perché lo fa a titolo assolutamente benefico e va da parte nostra dell'organizzazione Autismo Insieme tutto il nostro, ecco, passate, più sentito troverete ringraziamento. Troverete dei contenitori apposta, sono messi per bellezza e non solo. Anzi, però no, a parte quello, però si è prestato a fare questa performance, diciamo così, di 12 ore, partirà la mattina alle 8 circa. Avrà a disposizione questi tre attrezzi, anche perché effettivamente correre tutto il giorno sul tapis roulant per 12 ore alienante, credo alienante, esatto. Sì. E la sera proseguirà a 19:45, sì, essendo il giovedì sera a Brescia, la cioè, serata corri tipica Brescia, della quindi corri per Brescia, ci andiamo ad agganciare, ad avvicinare con loro, un ringraziamo anche loro perché hanno obiettivamente contribuito tantissimo con tutta la loro organizzazione e proseguirà appunto questa serata con gli 8 chilometri consueti della ecco, passeggiata, quindi, della camminata, della corsa in giro per Brescia. Per tutto l'arco della giornata, chi verrà a trovarci, perché ci saremo anche Vittoria, noi di Live, in Piazza Vittoria, avremo anche delle finestre, avremo anche delle trasmissioni dedicate, quindi dalle 12 alle 12.30 prima dei nostri telegiornali, idem alle 13, e poi invece un contenitore dalle 18 alle 20, nel quale
Ovviamente cercheremo di coinvolgere chi viene in piazza, sentiremo e seguiremo Vincenzo per vedere come sta andando. E poi avremo anche modo di approfondire un po', certo, il discorso del tema dell'autismo, delle motivazioni, di questi aumenti, perché questa settimana io un po' già ho preso un po' informazioni. Ti stai documentando. Sì, da una parte all'altra. Poi vedi allora che stiamo riuscendo nell'obiettivo, certo, di far emergere la curiosità, stimolare, esatto, sensibilizzare, sì, quello che è sensibilizzare la società. Perché è fondamentale, lo diciamo spesso, lo dico spesso, le terapie, per carità, hanno un'evidenza scientifica, funzionano, e il bambino, pur non guarendo dall'autismo, perché dall'autismo ad oggi non si può guarire, però si può nettamente migliorare e quindi arrivare a condurre una vita con una discreta e quasi anche totale autonomia. Però dall'altra parte dobbiamo sensibilizzare la società, perché se io da una parte lavoro sui bambini con degli interventi precoci e li porto a un certo grado, a un certo livello di autonomia, di pari passo deve crescere ovviamente anche. Ma ci deve essere anche una sensibilizzazione. Un concetto, diciamo così, di accoglienza. Allora, che non guasta mai. Noi abbiamo però un nostro amico dei Pazzi Rugby in collegamento, che è da Roma. Un grande amico. Ha sentito questa prima parte della nostra trasmissione, quindi l'abbiamo voluto un po' inserire, dargli il tempo di capire in che contesto stava per entrare. Allora, Giulio Fioravanti è un ex rugbista, adesso ci spiegherà bene il suo impegno con la Terra Ovale. Ce l'abbiamo in collegamento, Mattia, lo riusciamo a sentire? Ecco, io lo vedo e adesso lo vedrete anche voi e lo sentirete anche voi. Eccolo qua. Buonasera Giulio. Buonasera a tutti, ciao, grazie, un saluto agli amici Pazzi di Rugby con cui abbiamo condiviso diverse trasmissioni della Terra Ovale. Oggi siamo un po' fermi con la Terra Ovale, abbiamo sospeso le trasmissioni a settembre, ma abbiamo intenzione di riprendere appena sia possibile. Quindi un grazie e soprattutto complimenti ai Pazzi, che sono sempre pieni di iniziative importanti, interessanti. Il mondo del rugby ha portato avanti un'iniziativa analoga. Qualche mese fa ho intervistato gli amici della Primavera Rugby, che hanno un progetto autismo e rugby, quindi ragazzi autistici portati a giocare a rugby, e mi dicono che ci sono interessanti risultati. Quindi questo è veramente importante. Invece in quel di Roma, allora, cosa stai facendo in questo momento? In questo momento, drammaticamente, come per Ovale siamo bloccati, stiamo continuando a dare dei messaggi con il gruppo Facebook La Terra Ovale, e seguiamo molto volentieri le iniziative degli amici Patti, con cui speriamo di incrociarci. Dovevano venirci a trovare, poi ci sono stati dei problemi, vediamo un po' se più avanti riusciamo a organizzare un bel torneo di rugby tra pazzi e strapazzi, perché poi voglio dire chi giocherebbe non è mai normale, e questo lo dobbiamo dire, lo dobbiamo confessare a tutti. E lì come funziona, come sta andando il terzo tempo, Giulio? Il terzo tempo va bene, domenica ho fatto un torneo e finalmente sono ritornato a giocare a rugby. Domani farò un torneo, è un memorial che hanno organizzato degli amici, è un memorial con un amico che è ancora in vita, quindi oltre ai memorial degli amici che purtroppo hanno passato la palla, nel rugby ci si diverte anche a commemorare alcuni amici che hanno un carisma particolare, quindi hanno organizzato altri amici altrettanto pazzi un memorial per un amico che è ancora in vita, e quindi si diverte a fare. E subito dopo ci sarà il terzo tempo, che come sempre non è uguale in altri sport. Il rugby regala questo bellissimo gioco, ma soprattutto un momento di conviviale con gli avversari, con quelli con cui hai appena giocato. Questa è una cosa bellissima. Scusa Giulio, ma questo amico a cui avete intitolato il memorial, non è che si tocca nel frattempo, perché... Ma che io sappia, che io sappia, gli hanno anche preparato in maniera scaramantica una bara, lo infilano dentro la bara, o forse di cattivo gusto.
Io allora, mi limito a partecipare, quindi pensavamo che, pensavamo che i pazzi fossero qui, ma mi sa che li avete superati. Sono in tutta Italia. Mi sa che la pazzia siamo... non la tutti. Diramati sul ciao, territorio. Ciao Stefano. Ciao Giulio. Ti faccio andando sull'aspetto così più sportivo, diciamo, è stato mandato giù l'Amaro Boccone di una settimana fa all'Olimpico? Quello è ancora lì fermo. Amarissimo Boccone, perché una Francia così arrendevole, la Francia ha fatto quattro azioni, l'avete visto, quattro azioni, tre metri, un drop, e pesa molto. Noi siamo stati nei loro 22, penso per almeno 25-30 minuti senza farli muovere. È un amaro boccone, però io sono convinto che cresceremo, ho questa convinzione e questa speranza. I ragazzi meritano fiducia, c'è un bacino che sta crescendo, nonostante quello che una stampa non specialistica oggi sta dicendo sul rugby. Però fa male, fa male vedere la nazionale che non riesce a vincere. Giulio, rimani con noi allora, puoi ancora qualche minuto, così perlomeno rimani con la nostra trasmissione per questa sera, torneremo a Roma da te. Allora, a parte l'aspetto di oggi, Luca, tu... No, così, è normale, sì, ma lo so che nel tuo caso è abbastanza normale, ma cosa... Oggi la cosa strana è che non ha l'orologio. Ah, infatti. Per il resto è così. Per il resto è normale. Aiuto. Come ti stai preparando invece per la maratona? Allora, dunque, pasta asciutta. Direi che... cotolette giganti. Ci stiamo avvicinando con lo spirito con cui ci si avvicina a tutti i nostri appuntamenti, che è quello del, innanzitutto, lo spirito di stare insieme. E soprattutto quando ci sono quelle belle cause qua, poi si cerca di fare ancora più gruppo, diciamo, di stringersi ancora di più insieme, e soprattutto credo che quello che ci distingue di più di tutti in assoluto è fare quelle cose qua, cioè fare del bene divertendoci. Quindi siamo lì, anche se l'aspetto è un po' comunque sia trarre inganno, quando c'è da essere seri, sappiamo essere seri e sappiamo però prendere la anche quegli argomenti così un po' delicati con la giusta pazzia, che forse ci dà una visione diversa anche delle insomma, cose e di come approcciarci. Soprattutto per l'autismo, perché esatto. Soprattutto in questo mondo. Ci sono entrato da poco, anch'io, conoscendo un po' di persone. È delicato, bisogna ci entri pian pianino. Esatto, bisogna entrarci con delicatezza però e mondo, capire. Però è un mondo fantastico. Se riesci a entrare nell'ottica, a capire bene tutto, capisci bene che la loro diversità non è molto molto diversa da... Quando lo si capisce, perché tanti con l'autismo pensano, oddio, chissà cos'è, hanno... un'accezione nera, c'è un po' anche un timore, Eugenio, perché realtà, comunque sì, cioè, infatti, hai anche un timore, dici non so come approcciarlo, non so esatto. Come avvicinarmi, infatti cioè, proprio sensibilizzazione serve proprio anche per fare questo. Una volta che però riesci a conoscere questo mondo, in realtà è un mondo per tanti bambini, per tanti ragazzi, a colori, non è monocromatico, grigio o nero, assolutamente, è un mondo a colori, hanno dei comportamenti, degli atteggiamenti, dei tempi magari un attimino diversi dai nostri, magari hanno bisogno di un po' più di pazienza per arrivare a determinati risultati, ma è un mondo a colori, veramente anche quello. Poi, e voi riuscite di sicuro a rendere a colori queste giornate, perché avete addosso quella carica, quell'energia veramente che usate in campo, la portate anche nel sociale, obiettivamente. Volevo solo dire che non è un mondo diverso da noi, perché comunque ognuno è diverso dall'altro, quindi ognuno nel nostro piccolo siamo diversi uno dall'altro, quindi cioè, sì, ma infatti non c'è questa diversità. Sì, c'è un continuum. È un continuum. Se fossimo un po' consci, è una condizione. Il normale di fatto non esiste. Esatto. Nell'eccezione del normale non esiste, perché siamo tutti diversi. Esatto. E quindi poi? sarebbe molto più facile, ci sarebbero qualche manifestazione in meno di quelle esclusive che escludono. Esatto, e qualche manifestazione in più inclusiva. Esatto. Allora, io invece, Gianluigi, volevo far vedere
quello che è una delle novità della, aspetta che lo ribecco, una delle novità di questi giorni. Ma Bonzi. Eccolo qua, Meta. Meta si chiama. Guardate, guardate. Beh, è quanto è carino Meta, e del resto come vuole si chiamasse. Cioè, l'orsetto dei pazzi di rugby. È un'idea che è uscita al nuovo amico dei pazzi di rugby, Luca Marzocchi. È l'orsetto, è carino. E anche questa iniziativa, buona parte del ricavato, andrà sempre all'associazione Autismo Insieme e al reparto di oncomatologia pediatrica dell'ospedale civile di Brescia. È un gadget che adesso è appena partito da ieri. Eh beh, aspetta, però è un gadget, ma è 30 centimetri, no, un orsetto, un bel orsetto. Portiamolo, vale, una delle prossime puntate. Lo portiamo. Così lo facciamo vedere fisicamente. Esatto. Abbiamo avuto in anteprima solamente la foto, perché è arrivata ieri sera. Esatto, sì. E quindi dovevamo spoilerarla. E non ti dico, per il nome, la notte è proprio andata proprio. È stato difficilissimo. Sì, è stato bellissimo. Abbiamo fatto un congresso, ci siamo trovati a chiudere la votazione. Io ne ho letti stamattina, per la verità. Posso collegarmi, Paolo, a un discorso che facevamo prima, per il discorso di riuscire a entrare bene nel mondo dell'autismo, o per chi non lo conosce, come non lo conoscevo anch'io, come si può fare per riuscire a capirlo meglio? Stasera, ad esempio, a Castelcovati, Federica e Roberta Cremaschini presenteranno il libro Autismo Insieme, Pensieri e Parole, che è bellissimo, quello sull'autismo. E se inizia, si trova in tutte le librerie d'Italia e quindi è facilissimo anche da reperire. È bellissimo perché contiene, tu puoi presentarlo meglio ancora di me, però leggendolo non soltanto prima volta. È un libro scritto da mamme che hanno bambini con autismo, un libricino leggero perché si legge proprio nel tempo di un pomeriggio, voglio dire, per qualità, però essendo scritto da mamme hanno estrapolato queste loro percezioni, queste loro sensazioni e riescono a trasmettere effettivamente questa loro quotidianità. Ed è un libro che, si legge velocemente, è carino effettivamente da leggere, sono queste esperienze più o meno corte, più o meno lunghe, perché sono tanti piccoli racconti di 2 o 3 paginette, mezza paginetta, a seconda di quella che è stata l'estemporaneità di queste mamme, ed è un'idea veramente pregevole, perché si sono messe in discussione, si sono anche aperte, e non è una cosa facilissima, certo, infatti. Aprirsi al mondo, aprirsi al prossimo, ed è stato un bel risultato. Parte dall'inizio, dal primo approccio, alla prima conoscenza, al primo impatto con la diversità e quando viene diagnosticato l'autismo, fino a finire nel quotidiano, di come vivono il loro quotidiano, le varie esperienze tutti i giorni. Lì capisci subito che la normalità e la differenza è molto soggettiva, non è messa a noi quelli normali. Quindi il libro sarà ovviamente anche in piazza, certo, nella giornata del 4 di aprile, quindi passate, un modo per per far sintesi, diciamo, per così mettere a confronto, qualcuno può anche chiacchierare appunto con queste mamme. Chi ha voglia di conoscere, chi ha curiosità, chi ha delle domande da porre, ma magari perché vede nella propria classe, nella scuola, nella parrocchia, nella palestra, nel campetto di calcio, perché voglio dire, bambini con autismo, ragazzi con autismo più o meno compromessi, ma anche magari con forme assolutamente lievi, ci sono, si vedono in giro, e tante volte, come si dicevi prima, c'è proprio questa: non so come approcciarlo, non so cosa fare, non so cosa dire, ecco, questa è la giornata proprio ideale per raccogliere e questo vale un po' su tutte le diversità, perché uno dei problemi su tutte anche perché le poi in piazza ci sono è ci quello saranno. Di approcciare la persona che riteniamo diverse, quindi cosa faccio? A volte faccio niente, così perlomeno non sbaglio. Perché la paura è quella, quando non conosco l'ignoto, quando non conosco ho paura di quello, e quindi sai cosa faccio? Un passo indietro e me ne allontano. Certo. Più riusciamo invece ad avere questa conoscenza, questa curiosità, maggiore è la capacità di trasformi anche, quando li vedi, ti viene anche un discorso diverso anche con il loro approccio, diventa quasi una cosa dolce anche da vederli, una volta che hai letto il libro, che capisci bene come sono i loro comportamenti, è veramente bello. Allora, io volevo, Gianluigi, ripercorrere un po' cosa avete fatto questa settimana con i pazzi di rugby,
anche attraverso qualche foto presa dai social. Ricordiamo che i pazzi rugby sono su Facebook, su Instagram. YouTube, su Instagram, e quindi trovate anche, basta mettere appunto un like e si comincia a seguire anche quello che fate durante l'arco della settimana. Adesso, ci sarà anche un appuntamento in ospedale, se non ricordo male. Martedì, il 2 aprile, ci troviamo alle 10.30 all'ospedale civile di Brescia, sulla scalinata centrale. Chi vuol venire, andiamo a visitare, andiamo a trovare saltuariamente, mensilmente o quando il dottor Moreno ci fa uno squillo, noi arriviamo e andiamo su a trovare i bambini dal reparto di oncomatologia pediatrica. Questa volta ci saranno anche gli amici del CUS del Brescia che verranno con noi, che Michael, che sono stati i nostri ospiti la settimana scorsa anche, e passiamo dal dottor Moreno e portiamo dei gadget ai bambini e facciamo passare loro tre quarti d'ora, mezz'oretta. Se posso, guarda, no, stavo collegando il discorso dell'ospedale con quello che stava dicendo lui prima, cioè che anche il dottor Moreno aveva detto le stesse identiche cose, cioè che uno dei problemi più grossi ci sono quando vengono diagnosticate certe malattie è proprio quello di avere la sensazione subito di essere come una specie di bolla, no? Cioè di essere marchiati come qualche cosa che ti è capitato a te e ora sei lì, punto, basta. Invece anche il dottor Moreno ci spiegava che conoscere insieme anche quel mondo lì di come è fatto quella parte di ospedale lì, poi lui è una persona solare, quindi che porta fuori proprio al mondo comune o una giornata insomma comune, quello che può essere l'esperienza di quella zona lì, di quella parte di ospedale. E quindi ecco, il condividere è una delle cose che è più importante. Quindi chi vuole venire, ecco, noi siamo aperti a tutti, insomma. 2 aprile, la mattina del 2 aprile, quindi esatto. Trovate tutti i riferimenti comunque sulla pagina Facebook, tutto sui esatto. Nostri social, sì, davanti, sulla scalinata dell'ospedale civile. Esatto. Allora, io vorrei andare ancora a salutare Giulio, perché ormai siamo addirittura d'arrivo, mancano pochi, abbiamo solamente una manciata di minuti e quindi... Allora Giulio, noi in attesa che tu, mi sembri un po' fra virgolette disoccupato, quindi intanto che sei disoccupato a Roma con la Terra Ovale, ti aspettiamo a Brescia. Sì, a Brescia dobbiamo assolutamente fare un salto. Il gruppo bresciano deve venire a Roma, questo è sicuro, perché avevamo in procinto di fare diverse iniziative, ma assolutamente ci organizzeremo e andremo a Roma a Brescia a trovarvi. E potremmo anche fare a Firenze così. A Firenze, sì, la strada. Mi fa più del bacio a Firenze. Giulio, sì, buona serata, grazie per essere intervenuto. Ok, grazie, un abbraccio a tutti, un saluto e complimenti per tutte le attività che fate. Grazie a te, Giulio. Ciao, grande. Ciao, grazie. Ciao. Un'ultima foto, abbiamo un minuto Gianluigi, però sì, volevo farla vedere perché è di questa settimana. Eccola qui, uno degli appuntamenti che avete avuto, e questi sono i giochi per... Cambia destinazione al cambio di stagione e poi anche i giochi, questa è una raccolta che abbiamo fatto per i giochi da portare ai bambini nel reparto di oncologia pediatrica. Volevo ringraziare Laura perché lei si impegna tantissimo nell'area lì di Calvisano, Viadana, quelle zone lì, per fare la raccolta anche dell'abbigliamento da portare alla matrice o qualsiasi cosa che c'è da portare, noi la raccogliamo in sede e poi ci sono gli amici che passano a ritirarla. Perfetto. Allora, Eugenio, diamo già appuntamento a tutti il 4 aprile a Piazza Vittoria. Piazza da Vittoria, Brescia. Ringrazio i pazzi di rugby per questa possibilità, per questo piccolo spazio e per questa grande vostra apertura al sociale che spazia a 360 gradi. 4 aprile, Piazza Vittoria, vi aspettiamo. E noi continueremo il discorso. È possibile già iscriversi, ecco perché ci si iscrive esatto. In Piazza Vittoria per sì. Carità quel giorno lì durante la giornata per la manifestazione La Corri e Cammina che è della sera, però ci si può iscrivere già anche da oggi, sito www.congrega.it o la pagina Facebook di Autismi Insieme. È un'iscrizione, c'è una piccola donazione, c'è il ritiro della maglietta, pacco gare eccetera eccetera, poi grande appuntamento tutti quanti, 4 aprile. Piazza Vittoria Brescia. E poi per la Corri per Brescia che partirà come sai alle 19. La sera alle 19.30, 19.45 con tutta una serie. Ecco una cosa velocissima, non è che bisogna venire a correre tutti insieme. Certo. Si cammina, chi vuole correre, corre, può correre, divisi per gruppi, per fasce di velocità. Quindi in realtà ognuno è liberissimo esatto, di scegliere come dove preferisce partecipare. Grazie Stefano. Grazie a voi.
Gianluigi, grazie, buona Paolo, serata. Gentile, grazie a te. Ciao Luca, rimetti gli occhi in a posto. A posto. Grazie a voi per averci seguito e vi aspettiamo ovviamente il 4 aprile in Piazza della Vittoria tutti insieme e poi naturalmente la prossima settimana qui su Live. Buona serata.